Salve a tutti amici di Campania nel Pallone, eccoci ritrovati da Di Maro. Da pochi istanti si è conclusa la seduta mattutina in questo quinto giorno di ritiro per il Napoli qui in Val di Sole. Siamo qui insieme a due amici tifosi che ora andremo ad intervistare. Salve, buongiorno, come si chiama e da dove viene? Angelo da Cusano Mutri, in provincia di Benevento. La Sagra dei Funghi è molto famosa nel nostro paese. Per iniziare le chiedo quali sono le sue prime impressioni su questo Napoli targato Rudy Garcia. Sono impressioni del tutto temporanee, premature, però comunque a rivedere i titolari si è subito respirato un altro clima, tocco di palla, velocità, nulla a che vedere con gli allenamenti degli altri giorni, quindi impressioni ultra positive di calciatori consapevoli, forti, con una coerenza di gioco probabilmente che non si discosterà molto da quella di Spalletti relativamente alla velocità, ai tocchi di prima, massimo due tocchi, quindi le premesse ci sono, poi tutto va contestualizzato con le altre squadre, con le situazioni ambientali che si verificheranno durante il campionato, ma le impressioni assolutamente positive, soprattutto nel clima che c'è, che rispetto all'anno scorso è diametralmente opposto. L'anno scorso ci nascondavamo con i sostenitori del Napoli rispetto ai contestatori, quest'anno non vedo contestatori e se ci sono sono camuffati da sostenitori, quindi è una cosa che tutto sommato rende il clima più vivibile, quindi va bene così. Assolutamente, rispetto ad un anno fa sembra davvero passata un'eternità per quella che è la differenza di clima ed ovviamente di umore. E come seconda domanda le chiedo quanto a suo avviso può incidere la permanenza o meno di Osimhen sulle prospettive del Napoli per la prossima stagione. Beh, è troppo semplice dire che Osimhen è un valore talmente elevato che non è neanche quantificabile a livello percentuale. Giocatore trasbordante dal punto di vista atletico, fisico e ora anche tecnico, prima lo era meno, quindi la sua assenza è veramente qualcosa che non si può immaginare quest'anno, anche perché poi troverei alquanto difficile trovare un suo sostituto negli ultimi giorni che in qualche modo si avvicinasse al giocatore che abbiamo, quindi non la voglio proprio pensare questa cosa. È fondamentale la permanenza di Osimhen per dare continuità a questo progetto innovativo del Napoli, ossia qualità, risultati a costi assolutamente sostenibili e non stare anche a posto con i bilanci, con risultati sportivi eccezionali. Siamo capofila di un atteggiamento che potrebbero copiare anche in altre parti del mondo, perché vincere in queste condizioni credo che non sia stato fatto da nessuno, neanche dall'Leicester, attenzione, che vinse quel campionato ma aveva comunque con dei costi importanti come sono quelli della Premier, nulla a che vedere con quelli nostri. Noi qui abbiamo un valore paragonabile a una media squadra di Premier, quindi invece abbiamo vinto, stravinto un campionato, quindi probabilmente è un modello da seguire. Se perdiamo Osimhen, secondo me perdiamo sul 50% della potenzialità offensiva con tutto il rispetto degli altri. Assolutamente sì. Poi siamo qui con un altro tifoso. Salve, come si chiama e da dove viene? Francesco da Cusano, provincia di Benevento. A lei chiedo quanto a suo avviso può pesare l'addio di Kim, che comunque è stato davvero un elemento imprescindibile nel corso di questa stagione. Un'intera stagione possiamo dire quasi senza nessuna sbavatura, ovviamente è molto complicato trovare un sostituto all'altezza. Lei ha un'idea di chi potrebbe essere il suo sostituto ideale? Ma Kim è un elemento fondamentale, è stato un elemento fondamentale, si è inserito subito e ha dato la solidità a tutta la difesa, ha sostituito Koulibaly in un modo fenomenale. Trovare un nome alla sua altezza non sarà facile, non so io chi possa prendere il suo posto. Di certo chi lo prenderà avrà una zaccata da pelare, perché poi il paragone si fa. Però ringraziamo Kim per quello che ci ha dato e guardiamo il futuro, dobbiamo essere sempre ottimisti.
e poi a suo avviso, insomma, questo Napoli per dare continuità a quanto accaduto nella passata stagione, cosa, in quale reparto ha bisogno di rinforzarsi ulteriormente, magari a centrocampo? Io lo vedo forte, andando in difesa, perché come abbiamo detto prima, adesso c'è bisogno di... A centrocampo in Napoli è forte, se i titolari come l'anno scorso non vanno incontro in qualcuno o altri tipi di cose, io penso che il Napoli sia già forte così, una squadra che vince il campionato con tanto anticipo, con tanti punti, è già forte di per sé, è una squadra che se ha le motivazioni giuste quest'anno continuerà a vincere. Certo, un innesto fresco sarebbe positivo, se non altro per le motivazioni, la concorrenza di interno della squadra per questa volta. Grazie, grazie mille e buon proseguimento qui a Di Maro. Grazie a lei, grazie. Dunque, Campagna nel pallone. Quindi abbiamo ascoltato le prime impressioni di questi tifosi in merito al nuovo Napoli targato Rudy Garcia e in merito ovviamente a quello che servirà sul mercato per sostituire il partente Kim e per ovviamente andare a riempire quelle caselle al momento rimaste scoperte. Mi riferisco, oltre poi alla partenza di Kim, al sostituto di Ndombele, che così come dichiarato da Rudy Garcia sicuramente arriverà, e poi ovviamente il mercato in entrata, oltre poi a questi due innesti da fare che sono certi, dipenderà da quelle che saranno le cessioni. Ovviamente ci auguriamo che Osimhen possa restare. Dunque al momento è tutto, noi ci ritroviamo tra poco, sempre qui da Di Maro Folgarida.